quegli altri che gli avete attribuiti non sono meritati, sono strameritati. E quindi io gli auguro adesso con la nazionale di avere un limpido cammino e di portarla un'altra volta sugli allori che già per 4 volte abbiamo avuto. Credo che siamo tra le poche nazionali che hanno vinto i campionati del mondo per ben 4 volte. L'unica cosa è che adesso tu ti sei fregato con le tue stesse mani, perché accettando questa cittadinanza ed essendosi legato non solo alla città di Napoli ma al Napoli, ogni volta che noi avremo bisogno di una consulenza di come fare, cosa fare, lui non si potrà mica sottrarre, quindi diventerà un permanente consultant e aiuto indelebile e assoluto per tutti quanti noi e per tutti. Lui l'ha dedicata anche ai tifosi, giustamente i tifosi vanno sempre messi al primo posto, quindi ormai non potrà più tradirci. No, è sempre stato così. Nel senso che lui dice di venire dal cinema e poi, standoci insieme, te lo dimostra, perché è come essere dentro un film horror dove c'hai la scena di paura e speri che sia l'ultima che rimetti a posto tutto, sei lì con i popcorn e la Coca-Cola che ti vedi l'ultima scena, dici no, è finita, ora si sta tranquilli, boh, ti arriva addosso e ti rovesci tutto addosso come ora pensavo, invece mi ha ricaricato. Grazie Presidente. Attenzione, perché devi sapere una cosa, che il cinema americano da 40 anni, l'industria cinematografica va avanti soltanto grazie al genere horror, che strada facendo si è anche intellettualizzato, attenzione. Ok, allora grazie a tutti, grazie Aurelio e grazie a Luciano Spagna.